Ok, siamo già in diretta. Ok, fisso. Ovvide. No, è verso di me adesso. Okay. Ma come sono girate, le girate? No. Va bene così, ma no, non ho tempo. Vedi come è inquadrata. Sì, vedo, bene. Senza premere qua che se lo butto. Giusto un po' di sicurezza, così. Ogni tanto mi metto davanti, guarda. Adesso. Va bene, possiamo iniziare. Allora, prima di iniziare un invito, per cortesia spegnete i cellulari, le connessioni internet perché siamo in diretta e ci serve tutta la connessione possibile e immaginabile per la ripresa video. Buongiorno, grazie a tutti quanti voi per essere qui questa mattina, grazie a tutti quanti voi per essere qui questa mattina. I nostri ospiti, Mario De Simone, Tatiana Bucci, e i sindaci che sono venuti, i dirigenti scolastici, e poi diremo due parole su questo progetto, ma lascio subito la parola al nostro dirigente per i saluti di casa, per il professor Antonio Caligiuri. Buongiorno a tutti, benvenuti a tutti quanti. Ringrazio... Ringrazio quanti sono intervenuti, vorrei solo dire una cosa, oggi impareremo tanto, impareremo dal ricordo, da un ricordo che è testimonianza anche dolorosa, quindi molta attenzione, perché i valori si formano anche in queste occasioni, in questi momenti, imparando dalla testimonianza di chi certe cose le ha vissute, e quindi sarà anche abbastanza lungo, molta attenzione, facciamo un po' di silenzio sempre. I cellulari per favore cerchiamo di spegnerli tutti, come è giusto che sia in questo momento. E ringrazio innanzitutto la signora Tatiana Bucci per la forza che ancora dimostra per testimoniare una tragedia immensa dell'esistenza umana che oggi tendiamo anche a dimenticare, poco valorizzata. Ringrazio i sindaci che testimoniano qui la loro presenza istituzionale, quindi un'intera comunità che vuole ricordare quanto sta accadendo. Ringrazio i miei colleghi dirigenti che sono qui presenti, il collega Concetta Carrozza per il Casali Nuovo, il collega Volpe Giuseppe per l'Istituto di Serra Stretta, e ringrazio innanzitutto il professor Plastino e il suo gruppo di collaboratori che da anni mantiene viva questa fiaccola e fa in modo che su questo territorio si continui a ricordare questa grande immane tragedia che oggi un po' nelle descrizioni comuni viene spesso anche pervertita, quindi cioè rappresentata in maniera un po' strana, ecco, vedo i sorrisi. Adesso velocemente restituisco la parola al professor Plastino in modo che si possa procedere. Aggiungo che questa non è una solo un'iniziativa mia, nasce dalla collaborazione di diverse scuole, qui vorrei nominare, non posso nominare tutti, ma la professoressa Stranieri la devo nominare, il professore Miriello lo devo nominare, perché queste iniziative nascono da una collaborazione tra più scuole e loro l'anima di questo evento. Sindaco, una o due parole di saluto. Sì, anch'io sarò molto breve, data l'occasione, però ho il dovere di dare il benvenuto, il buongiorno a tutti per essere qui a Soria Mannelli. È con grande piacere che do il benvenuto della città e il saluto dell'amministrazione comunale che rappresento. Saluto e ringrazio gli illustri ospiti, Tatiana Bucci, la bambina di Auschwitz, alla quale va
tutta la nostra ammirazione e il nostro affetto. A Mario e Simone, che abbiamo l'onore di avere anche lui con noi questa mattina, saluto il sindaco di Licodatura, Angela Briganti, l'assessore del comune di Carlopoli, Laura Fabiano, i dirigenti scolastici, Antonio Caligiuri, dell'Istituto Comprensivo Rovari di Soveria Mannelli, Concetta Carrozza, dell'Istituto Comprensivo di Serra Stretta, Giuseppe Volpe, dell'Istituto Comprensivo Casa di Nuovo di Ferranzaro, i docenti e gli studenti dei rispettivi istituti comprensivi. E infine, ma non per ultimo, il moderatore e animatore della manifestazione, l'infaticabile professor Corrado Plastino. Soltanto due parole per introdurre l'argomento di questa mattina, storia e memoria, la parola ai testimoni. Voglio ricordare che dalla storia e soprattutto dalle testimonianze dirette della Seconda Guerra Mondiale sappiamo che il Terzo Reich ci ha lasciato una lunghissima galleria di figure inquietanti e disumane, a partire da Adolf Hitler per finire a Josef Mengele, denominato l'angelo della morte, che ha stroncato come cavie per i suoi esperimenti pseudoscientifici sulla razza migliaia di esseri umani e soprattutto bambini. Durante la Repubblica di Weimar, dal 19 al 33, la Germania è in fermento culturale. Propaganda antisemita, movimenti artistici d'avanguardia, reduci della Prima Guerra Mondiale delusi e arrabbiati, sette naturisti e occultiste, medicina alternativa e mitologia wagneriana, socialdemocrazia e comunismo, nazionalismo e miti di razza. Ed è a questo cocktail micidiale che si abbeverano i gerarchi nazisti, diventati ben presto il motore del genocidio ai danni dell'umanità operato dai tedeschi. Il più inquietante per le motivazioni e il più imponente per numero del XX secolo appena scorso. Per ricordare le vittime di questo sterminio, ebrei soprattutto, ma anche le altre vittime uccisi dalla follia nazista, il 1 novembre del 2005 è stato designato in Italia il giorno della memoria, che come sapete si tratta del 27 gennaio, in cui viene celebrata la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz ad opera delle truppe sovietiche, avvenuto quindi appunto il 27 gennaio del 1945. Data memorabile. Ancora oggi non ci sono sufficienti risposte agli infiniti perché, su tanto orrore. Ancora oggi non sono comprensibili la brutalità e la bestialità con cui l'eccidio della Shoah è stato portato a compimento. Perciò l'unica riflessione che mi viene in mente questa mattina è che oggi siamo qui per condividere, sicuramente, insieme alla presenza di tanti studiosi e soprattutto la presenza di uno dei pochi testimoni oculari che ancora bambina ha sperimentato l'inferno di Auschwitz, è che laddove l'odio e l'orrore hanno la meglio sull'umanità, è sempre giusto fermarsi a ricordare e a riflettere, per non dimenticare. Ricordare quindi, ricordare, ricordare. Non arrendersi all'oblio, al potere anestetizzante degli anni che passano. A più di 60 anni dalla liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, dove tra il 1942 e il 1945 trovarono la morte circa 1,5 milioni di esseri umani, uomini, donne, bambini,
per il 90% ebrei, non dimenticando le migliaia di vittime tra gli zingari, gli omosessuali, gli oppositori politici. Rimane attualissimo ancora oggi l'imperativo di Primo Levi, il grande scrittore torinese morto suicida nel 1986, lui che era sfuggito alla morte sopravvivendo al campo di Auschwitz. E quindi è questo il senso di questa giornata. E per questa occasione ringrazio senza indugio e senza piaggeria il dirigente dell'Istituto Gianni Rodari di Ciovaria Mannelli, il dottor Antonio Caligiuri, il professor Corrado Plastino, che tanto impegno hanno profuso per realizzare questo evento, e tutti gli altri nominati che hanno collaborato, come ho sentito, a questo bellissimo evento. E quindi non voglio dilungarmi, perché ci sono altri che sapranno raccontarvi le cose più e meglio di me, ma soprattutto per dare la possibilità a tutti voi, a tutti noi, di ascoltare la voce di chi ha vissuto e sofferto i momenti drammatici della catastrofe, quella appunto che oggi chiamiamo Shoah nella lingua ebraica. Vi ringrazio e vi auguro un buon ascolto. Dottoressa Carrozzo, dirigente scolastico dell'Istituto Casalinuovo. Resto qui? Forse meglio? Benissimo. Buongiorno a tutti. Io sì, dirigo l'Istituto Casalinuovo di Catanzaro, ma nel contempo sono assessore alla pubblica istruzione del Comune di Catanzaro, quindi porto il saluto del sindaco e dell'intera amministrazione che ho l'onore di rappresentare. Ma oggi qua, soprattutto in veste di dirigente, di insegnante, mi rivolgo ai docenti e agli insegnanti. Per i docenti che devono esercitare una didattica della Shoah e dare ai ragazzi una giusta cognizione del tema trattato, è fondamentale illustrare, almeno per grandi linee, in che cosa consiste il triste fenomeno della persecuzione razziale. Fornire un bagaglio minimo di dati, concetti e parole chiave. Senza queste premesse, ogni storia, ogni documento, ogni informazione rischia di essere inutile. Di contro, un elemento fondamentale in questo percorso di informazione e formazione è la testimonianza diretta, che risulterà certamente molto più efficace rispetto alla somministrazione di scritti o documentari sull'argomento. Un sentito ringraziamento va pertanto agli organizzatori di questi eventi, che sicuramente faciliteranno, scusate, il compito degli insegnanti nell'offrire alle giovani generazioni gli spunti di riflessione necessari a mantenere viva la memoria. Un saluto particolare alla nostra Tatiana Bucci, la bambina, oggi donna che sentire, siamo qui per sentire lei, non per trasmettere noi un saluto affettuoso, ma per ascoltare soprattutto lei. Un saluto al sindaco del padrone di casa, insieme al collega Caligiuri, però un grande e veramente applauso va ai docenti che ci lavorano con grande passione. Io vedo i miei docenti e lo stesso tutti gli altri che seguono questo filone veramente andando in giro anche a proprie spese. E agli alunni un caro abbraccio. Grazie per l'invito. Allora, vediamo ora un film che è stato realizzato sulla storia di Tati e Andra Bucci, dura un 25 minuti. Mi ha colpito molto questo film, non solo perché racconta ovviamente la vostra storia, ma perché è attualizzato. A me una storia del genere è successa quando il primo anno che siamo andati a visitare Marzabotto. Guardate bene il comportamento dei ragazzi di oggi che vanno a visitare Auschwitz. Per cui possiamo partire con il filmato e spegniamo le luci, così si vede.
È iniziato tutto in una giornata come tante. Datemi una mano, bambina. Sì, mamma. Dove andiamo? A fare la spesa. Nel 1938 il governo italiano aveva promulgato le leggi anti-ebraiche. Erano leggi che progressivamente impedirono agli ebrei di fare quasi tutto. Che succede, mamma? Non entriamo? Oggi no, tesoro. Persino fare la spesa era diventato quasi impossibile per gli ebrei. Sì, torniamo a casa. Era come un virus, contagioso e invisibile. E ancora oggi difficile da debellare. Ragazzi, stiamo per partire. Avvicinatevi che facciamo l'appello. Dai, Carlo, basta con quel telefono. Perché non vieni a salutare? Carlo, vieni con noi o rimani su questo binario fino al nostro ritorno? Camerata Carlo, guarda là. Ma guarda un po' chi c'è, il mio caro amico Matteo, come va Talpo? Carlo, ma che modi sono? Prof, era uno scherzo. Salgo, non perderò il treno che mi deporterà. La seconda guerra mondiale infuriava in Europa, ma noi all'epoca eravamo bambine e non ne sapevamo niente. C'era ancora spazio per fare festa, come quando la zia Gisella e Sergio, nostro cugino, decisero di venire a stare da noi. Zia! Mira! Quanto tempo! Gisella! Fatti abbracciare! Quanto sei diventato grande! Andiamo, Andrea e Tati ti aspettano, sai? Sì, che bello! Dai, mamma, andiamo! Ehi, ti conviene stare a te! Uffa! Una gita sprecata! Nessuno vuole andare a visitare un campo di concentramento. Hai ragione, Paolo. È quello che dobbiamo ricordare. Ma cos'è che dobbiamo ricordare? Cose di mille anni fa. Non ci riesci? Dicono che Mussolini abbia giorni contati, che la guerra stia per finire. Sì, ma io mi sento comunque più sicura a stare qui con voi. Ma stai tranquilla, qui siete al sicuro. Ascolta, Mira, solo io sono ebrea, io prego in sinagoga, i bambini sono battezzati. Di certo ai bambini farà bene stare insieme. Bambine, ora a letto. Dai, Sergio, anche tu. Ma mamma, stavamo giocando. Giocherete domani. Che brave le mie bambine, già a letto. Buonanotte. Buonanotte, tesoro. Mamma, non diamo un bacio a papà? Ma certo. Ecco qui. Buonanotte, papà. Torna presto. Tra poco la guerra sarà finita, vedrete. E papà tornerà a casa. Notte, Tati. Notte, Andra. Sono qui. Ebrei? Sicuro? Sì, lavoravo in sinagoga e vedevo sempre la nonna. Schnell! Su forza, salita! Alzatevi, presto. Ah! Mettiti il maglioncino. Che succede, mamma? Non lo so. Su, riposati, dai. Veloce. Ricordo gli occhi lucidi di mamma. Zia Gisella stringeva forte a sé Sergio. Poi notai un uomo con un lungo cappotto di pelle. Ero spaventata. La cosa più brutta fu vedere la nonna piangere. Prendetele, ma lasciate stare i bambini! E fai silenzio! Stai zitta! Tranquillo.
Non lo sai che stiamo andando ad Auschwitz? Bla bla bla, sei proprio una rottura. Questo è solo un coro della mia squadra. Nessuno pensa più al nazismo o ai corni. Sempre che siano cose successe davvero. Mi fai pena. Ci fecero salire spintoni su un vagone o un carro merci, non so. Non ci si poteva sedere. Ci sorreggevamo gli uni agli altri cercando di riuscire a restare in equilibrio per non fare male a chi ci stava accanto. Niente acqua, né tantomeno cibo. Fu terribile. Ma non sapevamo che quello che ci attendeva sarebbe stato ancora peggio. Il viaggio ci sembrò infinito. Cosa stai scrivendo? Una lettera a papà. Così quando tornerà a casa saprà dove siamo e verrà a prenderci. Avevamo paura. I militari ci urlavano negli orecchi. Eravamo impaurite, stanche e affamate. Scegliete, ti prendo io. La mano ci teneva stretta. Avevo un freddo terribile. Ci hanno diviso in due gruppi. Il più numeroso è stato caricato sul tram, gli altri a piedi. Mamma, ma che posto è? Vedete qui. L'ultima volta che vidi la nonna, aveva uno sguardo sereno. Chissà quanto mi costò quell'ultimo sguardo. Tanti anni dopo, abbiamo saputo che le persone caricate sul camion andavano direttamente alle camere a gas e poi ai forni crematori. Ci misero in fila e ci fecero entrare in uno stanzone. Sì, e poi ci fecero togliere i vestiti. Faceva freddo. Eravamo tutte donne, alcune tossivano. Gli ordini arrivavano in tedesco. Noi non capivamo. C'era una donna seduta a un tavolino con un calamaio e una penna. Scriveva dei nomi su un libro. Non fa male, è solo un pizzico. La donna ci fece il marchio sul braccio, un numero. D'ora in avanti saremmo state questo nel campo, un numero. Ad Auschwitz-Birkenau i nomi non si usavano più. Ce l'avessero con noi. Che cosa avevamo fatto per essere maltrattate a quel modo? Non lo capivo allora e continuo a non capirlo ancora oggi. Siamo in una delle baracche dove dormivano i deportati. I bambini ne avevano una solo per loro, sorvegliata da una donna chiamata Blokova.
Ehi, Matteo, non ci avevi detto che ci avresti portato a casa tua? Guardate questi letti, vedete come sono alti? Non erano stati fatti per i bambini, erano duri e freddi. I bambini furono fra le prime vittime. Solo ad Auschwitz ne furono deportati circa 200.000, quasi tutti uccisi all'arrivo. Solo una piccola parte fu tenuta in vita per gli esperimenti medici. Non capisco, dove siamo? Vado avanti io. Dov'è la mamma? Che puzza! C'è qualcuno? Schlafen! La Prokova! Dormire! Ma dove? In uno qualsiasi! Ce n'è uno libero! Ti prego, non piangere, Sergio! Voglio la mamma! Dove siamo? Non lo so. Prof, adesso basta, siamo stanchissimi. Ma quando è che si mangia? Che noi? Alzati subito da là! Qui i deportati mangiavano solo una volta al giorno. Abbi un po' di pazienza, tra un po' faremo una pausa. Oh, scusa! Birkenau era una catena di montaggio, una vera e propria macchina per lo sterminio degli ebrei. Grazie. Ehi, eh? Non lasciarla mai. Parli della ciotola? Il cibo era immangiabile, inguardabile, ma dovevamo mandarlo giù. Qualunque cosa ci fosse in quelle ciotole. Mangiate! Il momento delle razioni del cibo era il peggiore della giornata. Questa zuppa è disgustosa! Dai, mangia, Andra. Non mi piace! Non piace neanche a me, ma non c'è altro da mangiare. Io non la voglio, è cattiva! Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare oggetti nei vestiti. Spesso ci sono delle cose nascoste dentro. Soldi, lettere, gioielli. Prendi tutto e metti qui quello che trovi. Oltre l'80% dei deportati veniva mandato alle camere a gas appena arrivato al campo. Gli veniva tolto tutto. Vestiti, scarpe, occhiali. Da morti anche i denti d'oro. Quelli che vedete sono solo una minima parte degli oggetti che furono confiscati. Matteo, guarda quante montature! Perché non te ne scegli una nuova? Sarà sicuramente più alla moda di quella che è adesso. Falli provare a me. Ma sei completamente cieco! Come mi stanno? Eh? Oh. Tieni. Non so perché, ma la Blukova ci aveva presa in simpatia. È molto calda. Ci vogliamo con questo freddo? I giorni si somigliavano tutti. Al campo nessuno si occupava di noi. Eravamo abbandonati a noi stessi. Il nostro essere bambini allora prendeva il sopravvento. Uno a te. E uno a te. Grazie, Tati. Giocavamo con quello che trovavamo. È davvero buono. Sono solo sassi. I sassi non sono buoni, non c'è niente di buono qui! Oh. Mi spieghi perché non vuoi giocare con noi? Non ho alcuna voglia di giocare! Ho fame! Tieni, questo l'ho trovato vicino alla baracca delle donne. Grazie, che buono! Tanto la mamma riusciva a venirci a trovare. Era così smagrita e pallida. Era diventata brutta. Non la riconoscevamo quasi più.
Anna, Tati, venite qui. Non abbiamo molto tempo. Fatevi abbracciare. Sono la mamma. Come state? Venite su. Gli ho portato del pane. Tieni tesoro. Ricorda che ti chiami Andra Pucci. E tu ti chiami Tatiana Pucci. Grazie, mamma. Grazie, mamma. Mi ripetete come vi chiamate? Ci chiamiamo Tatiana e Andra Bucci. Dov'è la mia mamma? Oh. La mamma ti manda questo. Io voglio vederla. Sergio, tu rimani sempre con Tati e Andra. Mi raccomando, non vi separate mai. Devo andare. Vi voglio bene. Adesso ho dei rimorsi nei confronti di mia madre. Non so come spiegare. Sono cose che ho maturato poi, con gli anni, soprattutto diventando mamma. La mamma a volte riusciva a venire, altre no. Doveva essere facile eludere la sorveglianza. Io mi chiamo Tatiana Bucci. Io mi chiamo Andra Bucci. Io mi chiamo Tatiana Bucci. Giocavamo a ripetere i nostri nomi. Dai, Sergio, vieni a giocare con noi. Non era un gioco vero e proprio, ma ce l'aveva detto la mamma. Non ci rendevamo conto che passavano i mesi. Adesso tocca a Sergio. Sì. In poi la mamma non è più venuta a trovarci. Abbiamo pensato che fosse diventata bianca, anche lei, come i morti che vedevamo nel campo. Chia, venire qui! Chiederanno se volete rivedere la vostra mamma. Voi dovete dire di no, capito? Eh? Ascoltami bene, Sergio. Quando ci chiederanno se vogliamo rivedere la mamma, dovremo dire di no. Dire di no? Dobbiamo dire no. Hai capito? Io voglio vedere la mamma. Io voglio tornare a casa. Professoressa, ma come facciamo a essere sicuri che sia tutto vero? Voglio dire, e se fosse falso? Allora, Carlo, se non ti è bastato vedere i forni crematori, i cumuli di scarpe, i vestiti, gli occhiali, le valigie che abbiamo visto al museo... Ma prof! Se non è bastato questo, tra poco potrai rivolgere la tua domanda alle due persone che incontreremo, va bene? A volte entrava un uomo con un camice bianco. Ho una sorpresa. Chi di voi vuole andare dalla mamma? Io! Chi vuole rivederla, venga qui con me. Alla fine della guerra abbiamo scoperto che veniva a scegliere i bambini per i suoi esperimenti. Sergio, ricorda cosa ti abbiamo detto bambini, prima. Allora, su, coraggio, nessun altro vuole rivedere la sua mamma? Provammo a dissuaderlo, naturalmente. Ma eravamo piccoli, non ci credette. Mio più grande rimorso. Sì, quello di non essere riuscita a convincerlo e a tenerlo con noi. Da quel giorno non l'abbiamo mai più rivista. Scoprimmo in seguito che aveva fatto una fine terribile. D'un tratto l'ordine divenne disordine. Era il gennaio del 1945. Nel campo, dopo giorni di frenesia, sembrava non esserci più nessuno a dare ordini. Nessuno ci dava più nemmeno quel povero cibo che ricevevamo una volta al giorno. Uomini e donne vagavano per il campo come fantasmi. Non lo sapevamo ancora, ma per noi la guerra era finita. Bambini, venite qua, presto. Ascoltatemi bene. Rimanete nella baracca e non uscite per nessun motivo. Chiaro, qui sarete al sicuro e non fate rumore. Facciamoci sentire. Oh,
Io. Dopo averci liberato, ci portarono a Praga con altri bambini. Circa un anno dopo, nel 1946, ci portarono a Linfield. C'erano tanti bambini con noi, ci trattavano bene. Fu il periodo più bello della nostra vita. Non avremmo mai voluto andarcene da lì. Ti prendo! Alla fine della guerra, papà fu liberato. A Fiume non si poteva più tornare perché non era più italiana. Così andò a Trieste. Chi è? Mira. Orbi, sei viva! Le bambine non sono con te? Non lo so dove sono, ci hanno separati. Ma dobbiamo ritrovarle. Tesoro, non posso crederci, sei qui. Alla comunità ebraica mi hanno dato questo biglietto. È la lettera che ti ho scritto sul treno quando ci hanno portate via. Ti è arrivata. Questo è un segno. Vedrai che troveremo anche le bambine. Ma da dove inizieremo? Come faremo a ritrovarle? È stato terribile. Ci hanno divise subito dopo averci tatuato i numeri sul braccio. Povere piccole. Guarda, prima l'hanno fatto a me e poi a loro. 76483 e 76484. Possiamo partire da questi numeri? Sì, sì, è una buona idea. Partiremo da questi numeri. Quando eravamo ragazzine a Trieste, ci chiedevano se era il nostro numero di telefono. Sul tram, se ti tieni con il braccio così, si vede. Noi rispondevamo di sì. Come si fa a raccontare certe cose a gente che non conosci? Su un tram. Ma non so se era per quello che non parlavamo. Tanta gente non capisce cosa è successo. Noi non pensavamo più ai nostri genitori. Non potevamo immaginare che ci stessero cercando. Poi, un giorno ci chiamarono e ci mostrarono una fotografia. Riconoscete questa foto? Oh... Sono la mamma e il papà. Sì, è la foto del bacio della buonanotte. Oh, che meraviglia. I vostri genitori vi stanno cercando. E finalmente vi hanno trovato. Sono così felice per voi. Oh. Ah? Quando furono sicuri che quelli erano i nostri genitori, organizzarono il viaggio per riportarci in Italia. Ci mandarono a Roma in treno. Era il dicembre del 1946. Arrivati a Roma eravamo spaesati. Solo più tardi abbiamo saputo che ad Auschwitz-Birkenau sono entrati oltre 200.000 bambini. E non più di 50 sono sopravvissuti. Siamo state fortunate. Non lo conoscevo più.
Una cosa sola prima di lasciare la parola a Mario, facciamo parlare prima Mario, così ce lo chiedo. Negli occhi di Carlo, quel ragazzo, il bullo, io ho rivisto gli occhi di Christian. Christian era un ragazzo di qualche anno fa, 14 anni fa, ripeto, l'ho detto prima, la prima volta che ho accompagnato gli alunni a Marzapolo. All'inizio era come Carlo, alla fine della visita a Marzapolo aveva gli stessi occhi di Carlo. Questo per dire quanto sia importante ascoltare, sentire le testimonianze e andare a visitare i luoghi della memoria. Vorrei fare parlare Mario De Simone. Mario è il fratello di Sergio. Vi ringrazio per averci invitato qui, mi scuso per il ritardo per quale siamo arrivati. E devo dire che, vedete? Vedere questo film, insomma, mi scuote un po', credo, insomma, c'è mia mamma. Vabbè, comunque io sono qui perché non sono un testimone diretto, sono nato dopo la guerra. Nato dopo la guerra perché mia mamma, dopo che il campo di Auschwitz è stato abbandonato, i tedeschi hanno fatto la marcia della morte, poi sono arrivati i russi, li hanno liberati, è stata liberata dai russi, si è ammalata di tifo, è stata curata dai russi, poi è stata rispedita in Italia, è tornata a casa sua a Napoli, dove ha ritrovato mio padre, che a sua volta era ritornato dalla Germania, dove era prigioniero dei tedeschi, anche lui a Dortmund, era un militare. E sono incontrati, io sono qui probabilmente esclusivamente per questo motivo, perché sono nato nel 1946. Insomma, questa storia della quale io sono venuto a conoscere, di cui poi parlerà meglio mia cugina, che è invece testimone diretta, e voi avete ancora questa fortuna di poter ascoltare direttamente da una testimone diretta che c'è stata lì veramente, la sua storia. Io sono venuto a conoscenza di questa storia in via indiretta, perché mia mamma non mi ha mai parlato, non mi ha mai parlato della sua, esperienza del campo di concentramento, della sua deportazione. Io mi sono venuto a conoscere così indirettamente, perché crescendo da bambino in casa, parlava con mio padre, di questo, cercavo mio fratello, io ascoltavo, ma insomma ero un piccolo bambino, non più di tanto ne parlava con la sorella, con qualche amica, ma insomma non è mai parlato apertamente con me. E quindi sono cresciuto, anzi mia mamma l'ha fatto per proteggermi naturalmente, per evitare che una storia del genere pesasse sulla crescita di un bambino. E quindi sono cresciuto tranquillamente, sapendo quello che mia mamma affermava, convinto di quello che mia mamma affermava, cioè di mio fratello, sicuramente era vivo da qualche parte, che qualcuno, siccome era un bel bambino troppo bello, qualcuno lo avrebbe raccolto, lo avrebbe cresciuto. Questa era la convinzione di mia mamma. Si trovava in qualche parte in Europa, e questa era anche la convinzione mia, per la verità. La convinzione mia, che è stata questa fino al 1983-84, quando cominciarono ad arrivare delle lettere scritte in tedesco a casa di mia madre. Lettere scritte in tedesco, che erano lettere di un giornalista di Amburgo, Gunther Schwarberg, il quale cercava i familiari dei 20 bambini scelti dal dottor Mengele per raccogliere le testimonianze, per poi far processare i responsabili di questa storia terribile, perché purtroppo io sono il lato, io purtroppo rappresento la cattiva fine, non il lieto fine. Mia cugina, per fortuna, rappresenta un lieto fine. Io purtroppo rappresento il fine non buono. E quindi lui, però mia mamma, che leggeva, capiva il tedesco, buttava queste lettere. Io gli chiedevo, mamma,
Perché butti le sedie? Prima lei mi dà le risposte molto vaghe e più tanto non ci pensavo. Fino a che mia cugina, dopo qualche anno, dopo, nell'85, mi telefonò, mi disse: guarda che dalla Germania vanno cercando tua madre perché hanno trovato, hanno scoperto come che tuo fratello è morto. Mi ha detto mia cugina per telefono, è morto tuo fratello, hanno scoperto anche come è morto. E quindi è una storia drammatica e quindi la cercano perché alla fine si organizzò un viaggio per andare ad Amburgo. Mia mamma andò ad Amburgo con la figlia dell'altra mia cugina che l'accompagnò e tornò poi da Amburgo, era l'85 credo che è tornata ad Amburgo e dopo meno di 2 anni è morta. Penso che non abbia avuto più vivere perché è tornata completamente cambiata, se no mi sarà bene, mi ha cresciuto 3 figli, quindi non è che noi lavoravamo, mia moglie era mia mamma, era una donna molto madre, è tornata e non ha voluto più vivere ed è morta. Successivamente nel 95 sono stato chiamato io poi ad Amburgo da Schwarberg, Gunther Schwarberg, e mi chiamò perché insomma, la cosa era stata conclusa e doveva dare i documenti che riguardavano mio fratello e dire e parlare insomma, della morte di mio fratello e raccontarmi le cose. Quando sono andato lì ho conosciuto tutti i particolari e i dettagli di questa storia raccapricciante. Qui sono dei bambini, anche dei ragazzi molto giovani, quindi non è il caso neanche di approfondire, non so che professore ne avrete parlato, però insomma, è una storia terribile. Questi 20 bambini sono stati oggetto di esperimenti medici e poi quando stavano arrivando gli alleati a pochi passi, ormai da breve distanza da Amburgo, che furono portati da Auschwitz ad Amburgo, e ad Amburgo furono portati in un campo di concentramento della città che si chiamava Neuengamme, in una baracca di questo campo era stato allestito un ambulatorio medico in cui il dottor Eismayer, stimato professionista di Amburgo, ha fatto il pediatra per anni ad Amburgo, cioè il pediatra, sperimentò iniettando nel sistema linfatico di questi bambini il bacillo della tubercolosi, fece questo esperimento abbastanza inutile che poi e i suoi assistenti che erano dei prigionieri francesi, belgi, erano dei medici prigionieri, cercavano di alleviare le cose per quello che potevano, quindi quando potevano bollivano una soluzione, uccidevano i batteri, ma comunque alla fine questi bambini furono distrutti e quando ormai la fine era vicina della guerra e gli inglesi stavano arrivando, portarono questi bambini in una scuola. Poi, pensandoci, tutti questi trasferimenti, questi meccanismi strani, insomma, la mente dell'uomo è piena di curve, li portarono in una scuola che c'è ancora ad Amburgo che si chiama Bullenhuserdamm e in questa scuola furono prima sedati e poi uccisi in modo spregevole, furono proprio uccisi e i loro corpi furono bruciati. Quindi neanche le ceneri esistono più di questi 20 bambini. E siccome poi gli inglesi erano veramente a pochi passi dalla scuola, le SS stavano bruciando i documenti, questa è una storia documentata, non è una storia, sembra una storia, ma è documentata all'Istituto per la Resistenza di Amburgo, quindi c'è. E quando poi stavano arrivando gli alleati, appunto le SS cominciarono a bruciare i documenti, però siccome non ce la facevano che ormai stavano fuori dalla scuola gli alleati e quindi loro dovevano scappare, diedero l'incarico al custode di finire di bruciare i documenti, al custode della scuola. Il custode della scuola tedesco, non tutti i tedeschi erano uguali evidentemente, non li bruciò i documenti che gli avevano dato, li piegò e li mise in uno scatolo di latta che interrò nel cortile, nel giardino della scuola. E non ha mai voluto rivelare in vita dove si trovasse questo scatolo. E perché aveva paura? Perché il dottor Eismayer era diventato un uomo potente ad Amburgo, un pediatra, come ho detto, ma insomma importante. E il sergente dell'SS, che materialmente aveva ammazzato i bambini, era diventato senatore della città di Amburgo. Quindi era molto potente e l'SS, che ancora c'erano ad Amburgo,
tutelavano la tranquillità di queste persone, quindi era pericoloso parlare dei loro misfatti ad Abruzzo. Quindi tutta la città sapeva, ma nessuno ne parlava. Questo giornalista, Gunther Schwarzberg, dopo la guerra, lui era un giovane tedesco che quando fu richiamato per fare il militare scappò in Norvegia e fece il partigiano contro i tedeschi in Norvegia. Quindi, come vedete, l'umanità è varia, ecco, io poi li ho conosciuti, i tedeschi, per questa cosa, non so. E ce n'è di tutti i colori, ci sono anche delle brave persone, ci sono delle brave persone anche in Germania, e poi adesso i tedeschi sono completamente diversi, quelli di allora, dallo stereotipo che noi abbiamo in mente, i tedeschi sono completamente diversi, per fortuna. E quindi Schwarzberg, che è tornato ad Amburgo, cominciò a fare il giornalista, a lavorare per la settimanale dello Stern, che è un importante settimanale tedesco, cominciò a fare questa ricerca che è durata 20 decine di anni, perché non riusciva ad avere le prove e il custode su cui lui aveva puntato, perché aveva capito che era lui che aveva i documenti e le prove, non gliele ha volute dare, fino sul letto di morte gli ha detto dove si trovavano questi documenti, lui li ha recuperati e quindi ha portato, io ho visto proprio il registro di laboratorio di questo dottor Eismayer, col nome di mio fratello, con le prove che quel giorno aveva subito. E quindi lui insomma, è riuscito a raccogliere, a far venire ad Amburgo, mia mamma non c'è andata, però i genitori, i parenti, perché poi di molti di questi bambini drammaticamente non solo non c'è più il corpo, ma non c'è neanche più l'immagine, c'è solo il nome e neanche le famiglie ci sono più. È una cosa, nel giardino di questa scuola è stato allestito un luogo della memoria, un giardino di rose bianche, in cui per ogni bambino c'è una pietra con la fotografia. Di alcuni c'è solo il nome, perché non c'è neanche più l'immagine di questi bambini. E quindi di quelli che lui è riuscito a recuperare fra la guerra ad Amburgo li ha fatti testimoniare, i soggetti sì, sono stati qualcuno condannato, ma appena molto lievi, comunque. Alla fine sono morti nel loro letto tranquillamente e immediatamente, e quindi la cosa poi si è chiusa così. Quando io andai nel 95 ad Amburgo, Schwarzberg mi raccontò tutta la storia e mi consegnò il certificato di morte di mio fratello. Nel viaggio di ritorno, già sull'aereo, pensai che questa era una storia che non poteva rimanere chiusa nella mia famiglia, dovevo farla conoscere a tutti quanti. Quindi tramite un amico comune mi fu presentata Titti Marrone, che ha scritto poi il libro Meglio Non Sapere, e lei ha pubblicato la storia, ha fatto bellissimi articoli sul Mattino di Napoli, e quindi l'ho resa pubblica e da allora io, ma principalmente le mie cugine, abbiamo fatto 4 ore e mezza di viaggio per arrivare qua, ma siamo venuti volentieri. Venuti volentieri perché insomma, è giusto che i ragazzi devono sapere, perché io ho 72 anni, mia cugina ce n'ha 9 in più, quindi fra poco non ci saremo più, quindi questa memoria potrebbe essere dimenticata o addirittura potrebbe essere stravolta. E quindi è necessario che i ragazzi siano informati, sappiano di questa cosa. Voglio raccontare un episodio piacevolissimo. Uno di questi incontri su una scuola un paio d'anni fa, c'era una signorina che mi ha detto: senta, io a lei l'ho vista quando ero ragazzina alle scuole medie, e da quando ho visto lei mi sono laureata in storia e adesso faccio una ricercatrice sulla Shoah. Una, ma è stata... E per me è sufficiente. Quindi se di tutti questi ragazzi uno solo se ne dovesse ricordare questa storia, già avremmo raggiunto un obiettivo. Io continuo imperterrito a fare questi percorsi. Vi ringrazio proprio tanto di questi invito e per il palpabile affetto che ho veramente. Grazie.
Noi ovviamente speriamo tutti, non uno solo, perché insomma è importante, è importante. Tatiana. Film che c'è stato hanno raccontato veramente praticamente tutta la nostra storia e quindi io avrei poche cose da aggiungere, perché così se poi avete domande da fare io potrò eventualmente rispondervi. E quell'estate, quando era l'estate del 43, quando Mario venne da noi a Fiume. Quando Sergio venne da noi, perché il suo papà era già prigioniero dei tedeschi in Germania, il mio era prigioniero degli inglesi in Sudafrica, perché mio papà era marittimo della marina mercantile, quando scoppiò la guerra si trovava nelle acque territoriali inglesi in Sudafrica, e in quanto italiani li fecero prigionieri. Mio papà restò lì dall'inizio della guerra fino veramente alla fine, però la sua prigionia fu tutta un'altra cosa. Non stava male, stava bene mio papà e tutti gli altri, e quindi Sergio arrivò con la sua mamma per stare con noi in famiglia. Pensate che poi pochi mesi dopo Napoli sarebbe stata liberata. E se la zia non avesse fatto quello sbaglio, ma col senno di poi la vita ha voluto così. Le cose si sono veramente svolte come mostrato in questo breve film, perché abbiamo conosciuto la produttrice e anche la regista di questo film qualche anno fa, perché hanno fatto un viaggio della memoria con noi, perché come avete visto alla fine del film siamo lì con i ragazzi. Oramai ho fatto, non so, sono arrivata a più di 30 viaggi ad Auschwitz-Birkenau, siamo quasi sempre assieme, Andre e io, e quasi sempre con le scolaresche, ed è molto importante essere con i ragazzi. Sono ragazzi comunque più grandi di voi, frequentano gli ultimi due anni la maggior parte sono maturandi. E noi per fortuna non abbiamo mai incontrato un ragazzo come nel film, ma purtroppo esistono. E anche questo inserimento tra una storia e l'altra lo trovo fatto veramente molto bene, perché si capisce che dopo aver fatto un viaggio simile si cambia, perché anche quelli che vanno sapendo quello che era successo, anche non negando niente, quando poi si trovano lì di fronte a quello che è il museo, di fronte alle nostre testimonianze, lo dicono tutti che tornano cambiati, e questo per noi è molto importante, perché vuol dire che quello che facciamo serve, non sono soltanto sofferenze per noi, perché non è facile ritornare, non è facile raccontare, ma una presenza anche come questa di oggi, così silenziosa, così attenta, mi commuove in modo particolare, devo dire la verità, soprattutto perché la maggior parte sono ancora dei bambini così piccoli. E noi abbiamo avuto la fortuna di sopravvivere, siamo per quella cinquantina di bambini che sono sopravvissuti ai 200.000 passati per la nostra baracca, ed è, per chi crede ai miracoli, ed è miracoloso, veramente. E noi non dimentichiamo mai, durante la nostra testimonianza, di parlare di Sergio.
Qualche volta ho dei rimorsi per questo. Non parliamo di un altro cugino che abbiamo avuto, Silvio. Lui con sua mamma e suo papà e altri membri della nostra famiglia si erano rifugiati nel Vicentino, si erano nascosti nel Vicentino. E purtroppo anche loro poi in seguito a una dilazione sono stati portati prima alla Risiera, poi hanno fatto anche loro il lungo viaggio verso la prigionia, ma non più verso la Polonia, perché loro sono partiti da Trieste alla fine di dicembre del 1944, quando non si poteva più passare per la Germania, perché la guerra era praticamente finita e la Polonia era già stata liberata dai russi. Infatti il 27 di gennaio noi siamo stati liberati, loro erano ancora in viaggio verso Bergen-Belsen. A Bergen-Belsen purtroppo si sono ammalati e sono morti tutti, anche il nostro piccolo cuginetto che aveva la stessa età mia e di Sergio. Quello che mi consola un po' che per Silvio, che lui ha chiuso gli occhi per sempre tra le braccia della sua mamma, perlomeno non era solo come lo è stato solo Sergio. Però una cosa che mi fa sempre piangere veramente, perché l'ho saputo da una cugina di Silvio che è sopravvissuta e che vive a Firenze, che quando lui chiuse gli occhi per sempre, la sua mamma disse finalmente. Quindi potete immaginare quando questo bimbo soffrì, perché una mamma dica queste parole non sentendolo più respirare. Sergio invece è finito altrimenti, però noi che lo ricordiamo, in un certo qual modo continuiamo a farlo vivere. Che vivrà veramente per sempre nei nostri pensieri. Noi abbiamo avuto la fortuna di crescere e diventare delle ragazze come voi, prima bambine ancora, poi adolescenti, poi abbiamo incontrato i nostri mariti, ci siamo sposati, abbiamo avuto dei figli, Andra due ragazze e io due maschietti, che oramai ci hanno regalato nipotini. Andra ne è uno solo, è più grande di tutti, ha 24 anni, io ne ho 3, 2 maschi e una femmina, il mio nipote più grande ha compiuto da poco 18 anni e dico sempre che i miei nipoti in fondo sono la cosa più bella che ho avuto dalla vita, perché sta a dimostrare che comunque la vita continua e che per dare sempre anche un po' di speranza e vedere non solo sempre tutto negativo e nonostante tutto la vita è bella. E adesso se avete delle domande io sono qui pronta a rispondervi. La prof. Eccolo. Il campo 10.000. No, il campo 10.000. Via da casa, un anno e mezzo, in tutto. Ah, sì, adesso. Certo. Io sono Letizia e volevo chiedervi dov'è vostra sorella in questo momento. Mia sorella da 3 anni vive negli Stati Uniti perché ha 2 figlie sposate degli americani e vive là, però il prossimo mese, l'11 di gennaio, arriverà a casa da me, io vivo a Bruxelles in Belgio, oramai da tantissimi anni, e verrà da me e faremo di nuovo il viaggio della memoria con la regione toscana. E abbiamo anche altre testimonianze già programmate nel nostro calendario. Grazie, prego. Io mi chiamo Aurora e volevo chiedervi, quando eravate nel campo di concentramento, come la vivevate? Cioè, sapevate a cosa andavate incontro?
cosa stava accadendo. Allora, prima di tutto voglio dirti che il campo di Birkenau era un campo di sterminio. Auschwitz era un campo di concentramento, Birkenau era un campo di sterminio ed è chiamato anche molte volte Auschwitz II, perché il primo campo era effettivamente Auschwitz, però che anticamente era una caserma ed è stato trasformato in un campo di concentramento destinato ai partigiani, ai dissidenti, insomma a quelli che non erano d'accordo con la Germania di quel tempo. E poi a 3 chilometri da Auschwitz è stato costruito proprio dal nulla in piena campagna Birkenau. Quando noi siamo arrivate a Birkenau io non lo sapevo quello che stava succedendo, non capivo la gravità delle cose, avevo poco più di 6 anni, quindi era difficile da capire, però mi ero resa conto che noi eravamo lì perché eravamo noi. E allora nella mia testa di una bambina così giovane avevo semplicemente pensato, beh, questo vuol dire che gli ebrei devono avere questa vita, perché nonostante fosse una vita di stenti, un po' come avete visto lì nel film, ancora peggio, devo dire la verità, perché questo è un cartone fatto per i bambini degli elementari, quindi non è troppo cruento, troppo difficile da vedere. Noi ci siamo abituati subito a quella vita, perché i bambini hanno una capacità di, cioè non di capire le cose, no, per fortuna no, è stata una fortuna non capire quello che stava succedendo, però ci eravamo abituate subito a quella vita e questo è una fortuna. Molte cose le ho poi maturate, capite poi man mano che crescevo, ovviamente. La sorella 4. Io mi chiamo Antonio e volevo, dopo che siete scesi dal treno, quali mansioni svolgevate al campo di concentramento? Allora, gli adulti erano destinati a lavorare e uscivano dal campo praticamente tutte le mattine dopo aver subito un appello che poteva durare anche delle ore. Noi bambini invece non dovevamo fare assolutamente niente, eravamo piuttosto lasciati liberi a noi stessi. C'era una sorveglianza, appunto la Blokova, però non dovevamo lavorare, non dovevamo neanche subire nessun appello e pochi adulti ci vedevano, perché quando gli adulti uscivano per fare il loro appello e uscivano dal campo, noi eravamo ancora nella nostra baracca, potevamo uscire, avevamo anche una certa libertà di girare nel campo, quando il campo era praticamente vuoto, perché se è anche capitato di sentire proprio con le nostre orecchie che molte donne dicevano, perché eravamo dalla parte della baracca dei bambini, che erano bambini maschi e femmine, eravamo assieme, e dicevano non c'erano bambini a Birkenau, perché non ci vedevano semplicemente, invece purtroppo c'erano bambini e sono passati, come è stato detto, più di 200.000 bambini, però non dovevamo fare niente, perché eravamo lì. In particolare quella baracca dove eravamo noi era chiamata poi la baracca dei gemelli, perché avremmo dovuto essere pronti a subire degli esperimenti. Eravamo anche lì, cioè abbiamo avuto la fortuna di essere salvate alla prima selezione quando si scende dal treno, perché Mengele ci aveva scambiate per gemelle. All'epoca ci assomigliavamo molto, mia sorella ed io. Ci ha scambiato per gemelle, quindi siamo sopravvissute alla prima selezione. E stranamente anche Sergio ha potuto sopravvivere alla prima selezione, perché lui era solo, non era un gemello, però mi è stato detto questo, che poteva succedere quando c'era posto nelle baracche per poter dormire, un posto letto, e che quindi
si potevano tenere le persone aspettando che fossero utili per altre cose. Quindi abbiamo avuto questa fortuna qui. Buongiorno, volevo chiedervi quale cosa provate quando tornate da Auschwitz. Un gran dolore, veramente un gran dolore. Non è facile entrare perché rivivi tutto quello che hai vissuto lì, ti rendi conto che lì tutta la tua famiglia se n'è andata per sempre. È il più grande cimitero del mondo, dicono sempre Birkenau, ed effettivamente così. Accompagniamo i ragazzi, testimoniamo davanti a quello che era la nostra baracca, davanti al treno merci, che ce ne sono due di treni merci messi lì a Birkenau, uno fuori dal campo dove siamo arrivati noi, si chiama ancora oggi la Judenrampe, la rampa ebraica, perché quando siamo arrivati noi, era il 4 di aprile del 44 quando siamo arrivati a Birkenau, da documenti dell'archivio del museo di Auschwitz risulta questo. E i migliari del treno non erano ancora pronti per entrare nel campo, passando sotto quella torretta che si vede sempre. Quindi noi siamo arrivate fuori dal campo a circa 2 chilometri di distanza, e quindi abbiamo anche dovuto camminare un bel po' per poter poi entrare e essere poi, come avete visto, tatuate, quelle cose lì. Che cosa, mi sono persa un po' forse? No, ho detto tutto. Allora, così come stiamo facendo adesso, è incominciato nel 2004, perché nel 2003, a luglio, è apparso un libro scritto da Titti Marrone che racconta la nostra storia, intitolato Meglio non sapere. E nel 2004 abbiamo incominciato a fare i viaggi della memoria. Il primo viaggio della memoria l'abbiamo fatto con la Toscana, con la quale continuiamo a farli, e quindi 2004, sì, ne abbiamo fatti due quell'anno, a gennaio con la Toscana e poi a ottobre, c'era ancora il sindaco Beltroni a Roma, l'abbiamo fatto con lui, e anche da quella volta siamo legatissimi sia alla Toscana sia a Roma, e poi ci capita di fare anche viaggi con altre istituzioni, ma quasi sempre con i ragazzi. Però prima di questi viaggi avevamo dato, se vogliamo, la nostra testimonianza al CEDEC, che è il Centro di Documentazione Ebraica di Milano, l'abbiamo dato alla Fondazione di Spielberg, l'abbiamo dato anche alla Fondazione di Auschwitz di Bruxelles, dove abito io, e poi anche ci è capitato di andare, perché prima del libro della Titti Marrone c'era stato scritto un altro libro, in inglese questo, che parlava di tutti i bambini di Winfield, ed era una professoressa americana che ha fatto il giro praticamente di tutto il mondo per trovare i bambini e scrivere la nostra storia. E dopo che è stato pubblicato il libro siamo state invitate a Los Angeles, dove lei vive, ed eravamo lì tutti assieme, e lì abbiamo anche avuto l'occasione di testimoniare. Ma così con i bambini, con i ragazzi, soprattutto i viaggi, dal 2004. Vedevo questo perché, come è noto, per tutti i sopravvissuti, poi c'è stato tutto un periodo di difficoltà a parlare. Sì, emozione, sì, giusto, perché come dice anche Primo Levi nel suo libro, no? Ma è successa la stessa cosa sicuramente anche alla sua mamma, perché la mamma, le poche cose che la mamma ha raccontato di sé a noi,
appunto di quando è tornata, che le, ha visto le sue amiche, le hanno chiesto: ma Miretta, dove sei stato tutto questo tempo? Lei lo disse, raccontò, e disse: ma va là, cosa racconti? Da quel momento mamma non parlò più. Non so se è successo anche la tua, non ha detto mai questo. Ecco, ma è successa la maggior parte di noi, perché l'ho sentito dire proprio, non so, avete sentito parlare forse di Shlomo Venezia, che lui era stato nel Sonderkommando, è stato un grande uomo lui. E anche lui, gli dicevano, ma va, cosa racconti? E quindi nessuno poi più parlò. E questo pericolo di anche... Ma noi adesso invece continuiamo invece adesso a parlare. Sì, anche perché sì, stiamo vivendo momenti tristi piuttosto, questo è vero. Quindi bisogna non abbassare la guardia, come si dice, vero? Già, volevo sapere se in quei tempi gli ebrei vennero presi tutti oppure qualcuno era rimasto. Vabbè, per fortuna non vennero presi tutti, per fortuna molti riuscirono a nascondersi. Anche in parte della mia famiglia si nascose, loro purtroppo poi furono presi, però per esempio a Linkfield, dove noi siamo state, c'erano eravamo circa una ventina di bambini, la maggior parte di loro erano bambini che erano stati nascosti durante la guerra. E poi ho conosciuto anche delle persone adulte che si erano nascoste durante la guerra e che non sono mai state denunciate da nessuno, che sopravvivono, che sono sopravvissute, che sono morti in questi ultimi anni, anche perché gli anni passino e ce ne andiamo tutti, insomma, un po' alla volta. Buongiorno, volevo chiedere se avete più rivisto la signora che vi ha aiutato nel campo. No, non l'abbiamo più rivista, era una quella che noi chiamavamo Blokova, era una di quelle, probabilmente no, non l'abbiamo più vista. Se anche l'avessi dovuta incontrare, credo che non l'avrei neanche riconosciuto. Ma dopo che siete arrivati ad Auschwitz, come siete riusciti a sostenere la vicenda? Sì, appunto, il fatto di essere in due ci ha sicuramente aiutato. Io sono la più grande, ho due anni più di mia sorella, e io credo, forse anche perché mamma mi avrà detto fai attenzione a tua sorella, e senza rendermene conto l'ho protetta, e poi tu sono... psicologicamente sono più forte di mia sorella. Ancora oggi mia sorella è molto più sensibile, ma non è fragile. Sì, mia sorella è molto più fragile, perché prima, quando parlavo che del campo, quando si entra, che è difficile entrare, per me quando esco dopo pochi minuti riesco. Sono la donna di oggi, per esempio. Mia sorella, quando esce dal campo, oggi, durante i nostri viaggi, ha bisogno di più di qualche giorno per ritornare la persona che è oggi. Ma questo poi dipende appunto dalla, non so, forse dalla forza di carattere. Io credo che ho preso tutto da mia mamma, che era una donna molto forte. Da prigioniera, avete conosciuto bambini che ancora oggi li conoscete, oppure avete rapporti, oppure no? Sì, i tre bambini che erano con noi a Birkenau sono stati poi con noi in Inghilterra, a Linkfield, e uno di quei tre è il maschietto che avete visto, che ci aiutava, che ci dava da mangiare, che ci aveva detto... tenete la scodella, che erano cose importanti, sì. Sono due bambine gemelle, una vive a Londra, l'altra vive in Israele, e il maschietto, anche lui, vive in Israele, si chiama Julius. Le due bambine, Eva e Hanka, e lì abbiamo avuto contatti con loro anche abbastanza di recente. L'ultima volta li ho visti oramai 4 anni fa a Londra, perché
un'altra ragazza di Linkfield, lei invece era stata a Teresin, quindi non era stata ad Auschwitz, ma comunque ha organizzato un incontro con gli ex bambini di Linkfield. E ci sono andata e ho rivisto. Ed è molto bello, perché ci sembra di ritornare bambini tutti quanti e di ritrovarci lì, a Linkfield. Come e dove avete vissuto dopo essere tornati a Roma? Allora, dopo Roma siamo andati a Napoli con la mamma e abbiamo visto qui il cuginetto che era nato il 24 agosto del 46. E quindi era piccolissimo, noi siamo arrivati a dicembre del 46. Dopo qualche giorno di Napoli siamo andate a Trieste, dove si era stabilito papà, aveva trovato da lavorare con il comandante del porto inglese, perché forse non tutti sapete, soprattutto i piccolini, che alla fine della guerra Trieste era sotto il governo militare alleato anglo-americano. E papà appunto aveva trovato da lavorare con gli inglesi. E dopo qualche giorno di Trieste siamo andate a Fiume, che è la nostra città, che era diventata jugoslava subito, come è stato anche detto, e abbiamo fatto tutto il necessario, insomma, i documenti per poter lasciare Fiume e stabilirci a Trieste. Quindi, oltre a essere state come dire, deportate in quanto ebrei, abbiamo dovuto lasciare la nostra casa di Fiume, perché mamma e papà non se la sentivano di vivere sotto un governo comunista dell'epoca, e in quell'epoca lì il comunismo non era l'acqua di rose come oggi. Le scodelle che vi siete tenute le avete ancora oppure sono andate perse? No, non le abbiamo più, no. Ma per caso ho rincontrato le persone che la pensano come Hitler e come ha reagito? No, non ho mai incontrato persone che la pensano come Hitler. Ah, scusami. Ma voi per caso avete ancora il tatuaggio scritto sul braccio? Sì, ce l'abbiamo. Non abbiamo mai pensato di toglierlo, perché c'è qualcuno che se l'è tolto. Una di quelle due bambine di cui ho parlato prima, Hanka, lei se l'è tolta e poi si è anche pentita, però era molto giovane quando ha deciso di toglierselo. Domande? Altre domande? Interventi? Ci siano altri interventi. Posso essere anche docenti e intervenire a fare domande. Come volete voi. Ma se la vostra nonna aveva detto che voi eravate battezzate, perché vi aveva preso? Allora, ci hanno battezzato per... Mamma ci ha battezzato perché cercava così di proteggerci. Però per i tedeschi non era servito niente. E allora ci hanno preso lo stesso. E poi... Sì, è questa. Poche parole, così la storia. La sala è grande. Come vi siete sentite quando vi hanno detto che i vostri genitori vi stavano cercando? Vabbè, ci siamo sentite molto felici, abbiamo incominciato subito a scrivere, c'è stato uno scambio di lettere abbastanza copioso. Purtroppo la mamma non le ha conservate tutte queste letterine ed è veramente un peccato. Invece abbiamo le fotocopie delle lettere che la mamma scriveva. Il papà scrivevano alla direttrice di Linkfield, ci sono state date dal memoriale di Washington,
perché il memoriale di Washington ha avuto tutto il materiale di Linfield da una delle, era adolescente all'epoca, di una delle ragazze che era lì con noi, che quando è morta la direttrice Alice Goldberg, tutto il materiale le è stato dato e lei giustamente l'ha tutto donato, se vogliamo, al memoriale della Shoah di Washington, che è un memoriale veramente notevole. Abbiamo avuto l'occasione di andare lì, era il 2013, siamo andate lì e siamo state accolte, dico, veramente come due regine, una cosa incredibile, sì. Molto interessante, è stato veramente una cosa molto emozionante, un museo veramente speciale. A Roma non riuscimmo ancora a fare un memoriale della Shoah, è triste questo, però la realtà è questa, non riescono a mettersi d'accordo, non è che si chiede molto, insomma. Vabbè, comunque è così. Come? Ho saputo della tragedia di Sergio, quanto dolore avete provato? Ah, guarda, tantissimo, perché Mario e sua mamma hanno sempre pensato che Sergio fosse vivo, ed è questo anche credo che ha aiutato a vivere la zia Gisella, sicuramente, a pensare suo figlio vivo. Invece Andre ed io noi eravamo sempre convinte che Sergio era morto, perché sennò sarebbe riuscito a far ritorno come siamo ritornate noi. Ma quello che ci ha fatto soffrire è sapere come è quello che aveva dovuto subire prima di morire. Quello ci ha fatto veramente, eravamo stravolte. Sì. Vi trovavate meglio a Linfield o dove vivevate prima? A Linfield ci siamo trovate benissimo. Era come vivere in famiglia, siamo arrivate a Linfield e ci siamo sentite subito amate, subito protette, e è stato veramente un ritorno alla vita e per me è stato anche un ritorno all'infanzia, che occupandomi molto di mia sorella Birkenau in un certo senso avevo perso. Come mai la Blokova mi aveva preso al cuore? Chi lo sa, assomigliavamo a bambini suoi, non so, non ho la minima idea questo, non te lo so proprio dire, perché le Blokove in genere erano delle prigioniere che avevano, cioè delle delinquenti comuni, sia tedesche sia polacche, che avevano fatto uscire dalla prigione perché facessero appunto le guardiane nel campo. E forse assomigliavamo a qualcuno che lei conosceva, perché posso anche raccontarvi comunque un episodio positivo che ho vissuto a Birkenau. Un giorno un soldato tedesco mi dette una scatola di biscotti. Me la ricordo benissimo questa scatola di biscotti, era una scatola di quelle che esistono ancora oggi, di latta, tipo, e i biscotti erano tipo quelli Oro Salma. E questo un gesto comunque umano, e perché l'ha detto a me, forse gli ricordavo qualcuno, non lo so. Ma forse quel soldato poi sarebbe stato anche capace di tirare un colpo di pistola a qualcuno che osava magari rispondergli male, ma è sempre difficile di sapere perché, perché tutti i perché che uno si pone, anche noi qualche volta, non hanno risposta, veramente, perché? Perché sono riusciti a fare quello che è successo? Non c'è risposta a questo. No, adesso non credo. Allora, chi è che è di sotto? No, aspetta, c'era...
Buongiorno, volevo chiederle quale emozione avete provato quando la guerra finì. Vabbè, quando la guerra è finita noi non ce ne siamo accorte subito che la guerra era finita. Ci siamo accorte che le divise dei soldati non erano più le stesse e invece di avere, diciamo, il muso duro ci sorridevano e ci davano da mangiare come proprio avete visto qui nel breve cartone. Gli adulti si sono accorti subito che la guerra era finita, noi no. Che motivazione ha dato a tutto il dolore che ha provato? Motivazione? Non si sa quale, è una domanda difficile, io non so rispondere a questa domanda. Motivazioni? Perché hanno fatto, perché è stato fatto tutto questo? Soltanto perché eravamo ebrei? E poi come ha detto prima il professore, non c'erano solo ebrei nel campo, c'erano anche gli zingari che poi sono stati uccisi in una notte tutti quanti. L'unico vantaggio che hanno avuto è che non sono stati separati, hanno lasciato le famiglie assieme in un certo punto del campo. C'era anche qualche partigiano nel campo. Che poi Birkenau non era normalmente un campo per i dissidenti o per i partigiani, era un campo veramente fatto solo per gli ebrei, però c'erano anche dei partigiani, ne ho conosciute due, che erano triestine tra l'altro, e poi poco veramente pochi mesi fa ho conosciuto la storia di un'altra signora, che Tristina, anche lei, che era stata, aveva solo 17 anni e faceva la staffetta. E anche le altre due erano staffette. Quegli esperimenti sono stati effettuati su di lei? No, se avessi subito degli esperimenti penso che non sarei qui a parlarvene. Quello che risulta anche da documenti che ci sono sempre nell'archivio di Auschwitz, sembra che ci hanno fatto dei prelievi di sangue, probabilmente volevano, magari saremmo stati in attesa di poter, poi la guerra per fortuna è finita e non me lo ricordo questo, perché sai, una presa di sangue con un'iniezione non è una cosa dolorosa, quindi è difficile che, cioè, non me la ricordo, però l'ho subito, solo questo. Vi chiedevano se volevate la mamma, perché praticamente doveva... Ma perché? Perché probabilmente quella Blokova sapeva a cosa andavano incontro quei bambini. Noi logicamente non lo potevamo immaginare, ma quella era stata fatta una domanda così subdola. Perché che bambino dice a quell'età lì, poi, perché erano tutti piccoli, non voglio andare dalla mamma? Sergio probabilmente ci volle andare anche perché era solo, non gli bastavamo noi, invece noi due probabilmente eravamo diventate autosufficienti, è questo. E probabilmente sì, perché ci sono quelle cose che nel campo gli adulti sapevano, come una specie di tam-tam, e credo che era la stessa Blokova che ci dava i vestiti, ecco, quando nel film c'è, e quello che ci dava erano, me le ricordo benissimo, erano delle magliette bianche di Angora, che venivano fuori dal Canada, quando si vede anche il Canada lì, quando c'è la spiegazione di cosa deve fare, di tutte le cose che trovano nelle valigie. La mamma di Sergio ha lavorato nel Canada. E quindi ci facevano degli scambi, magari la prigioniera che trovava le magliette le dava a quella lì e quella le dava un pezzo di pane che riusciva a farla sopravvivere magari per un giorno di più. Come vi sentite ora di pensare a quello che avete provato? Ma quello che ho provato, mi sento, ci soffro, perché penso a quello che è successo agli altri, non soffro per me, soffro per Sergio, soffro per gli altri familiari, penso molto spesso, penso anche alla nonna, quello che deve aver provato lei,
Lei per fortuna, dico, è morta subito. In una camera a gas, che la morte nelle camere a gas erano terribili, lo raccontava sempre, lo raccontava Shlomo, ma sì, no, non mi sento bene quando penso a queste cose. Questo è chiaro che non mi sento bene, però quando uscirò di qui, che riprenderò la mia vita di oggi, per fortuna starò bene. Riuscite a perdonare? Allora, nessuno mi ha mai chiesto perdono. Allora non puoi perdonare qualcuno che non te lo chiede. Quello che invece mi è successo, quando ho conosciuto Günther Schwarberg, Mario vi ha parlato di Günther Schwarberg, il giornalista che ha portato alla luce la storia di Sergio e degli altri bambini, mi rendo conto che Günther è stato un uomo eccezionale. E grazie a lui non ho più avuto, diciamo, paura dei tedeschi, perché non avrei mai osato dire a un tedesco che sono stato in un campo di sterminio. Non perché li odiassi, non credo, ma perché avevo paura. Quando ho conosciuto Günther mi sono appunto resa conto che non erano tutti così, che c'erano e ci sono anche delle persone come si deve anche tra di loro. E, diciamo che in un certo senso la mia vita è cambiata, non avendo più paura di loro. E poi in questi ultimi anni, anche oramai da parecchio tempo, i tedeschi hanno fatto i conti con il loro passato. Noi italiani dobbiamo ancora farlo. E aspetto che almeno l'ultimo di noi sopravvissuti lo vedano e lo sentano questi conti che dovrebbero fare, perché è vero anche che i campi sono stati pensati dai tedeschi, però noi abbiamo contribuito e non poco. E nella baracca dove siete stata? Dove sei? Qui. Nella baracca dove siete stata, in teoria ci dovevano stare solo i gemelli? Sì, in teoria sì. Sì, in teoria sì, invece poi non tutti lo erano. Avete avuto paura quando vi sono venuti a prendere i tedeschi? Non veramente, non sapevamo quello che stava succedendo, non ci rendevamo conto. Visto che la Blokova si era affezionata a voi per tutto l'aiuto che vi ha dato, che voto gli date da 1 a 10? Io direi 10. Visto che siamo a scuola si danno i voti. Certo, io direi 10. Allora, un attimo. Continuiamo con le domande, solamente un attimo che la scuola di Carlopoli deve andare via perché hanno problemi col fulmino, per cui salutiamo la scuola di Carlopoli. Ciao. Purtroppo anche le scuole di per esigenze di sempre di pulmino, anche le scuole di Migliuzzo e Serra Stretta devono andare via. Grazie per la vostra presenza. Ma noi continuiamo un attimo solo di disagio, pure voi, tra quanto. Allora, mentre queste scuole... Ciao ragazzi, noi facciamo le ultime due domande così poi concludiamo, perché poi c'è anche la scuola di Catanzaro che deve andare, ritornare a Catanzaro. Allora, c'erano, se non avevo visto male, altre due persone c'erano sicuro per le domande. Mi stavo ammazzando. Sì. Voi! Poi, quando il dottore vi ha chiesto se volevate la mano, avevate la benedizione di dire sì? No, non credo di no. Abbiamo dato tutta la nostra fiducia alla Blokova.
non l'abbiamo proprio minimamente voluto. Abbiamo insistito con Sergio, questo sì, e purtroppo lui non ha voluto ascoltarci. Allora, andiamo con Giorgia, l'ultima domanda la lascio a te. Lei pensa che si può ripetere quello che è successo? No, io spero di no, io penso che no, esattamente come è successo, no, penso che l'olocausto non ci potrà essere. Succedono altre cose purtroppo, ancora oggi i bambini, molti bambini ne soffrono, perché tanti bambini che arrivano assieme ai migranti, che arrivano da soli, non sono neanche accompagnati dai genitori, e molte volte non si sa neanche dove finiscono questi bambini, probabilmente venduti chissà dove, e questo mi fa un male terribile. Però un olocausto no, no, non ci vuole neanche pensare. Maria Antonietta, allora con le domande abbiamo finito per, solamente per una questione di tempo, se no se volete rimanere qua fino a stasera, no, per noi non c'è problema. E allora, i saluti del vice sindaco di Carlopoli, perché la nostra scuola è su due plessi, diciamo, Soveri Mannelli e Carlopoli, e quindi lascio la parola a Maria Antonietta. Io parlo a nome del comune di Carlopoli, c'è qui l'assessore Laura Fabiano che è qui con me, ma volevamo insieme dire grazie per questa testimonianza. È chiaro che ascoltare la vostra storia ci riempie di grande responsabilità, e il cartone animato è stato stupendo. Penso, anzi io propongo, proporrò al professore Plassino di farlo vedere anche ad altri ragazzi, perché aiuta a capire quella che è stata la realtà con un linguaggio che loro riescono a comprendere bene, perché questo aiuta molto, il linguaggio aiuta molto. Io non posso che ringraziare, come sempre, la scuola, il dirigente scolastico, i docenti che si sono impegnati e anche i colleghi amministratori che insieme a noi hanno sempre mostrato una grande sensibilità per le iniziative promosse dalla scuola. Un grazie ai ragazzi, ma soprattutto una riflessione a conclusione di questa giornata. La storia che noi abbiamo visto, la sua storia, è stata una storia di, poi alla fine, di felicità, perché c'è stato un ricongiungimento, c'è stata la possibilità di ricongiungere una famiglia, di rimetterla insieme. Purtroppo molte famiglie non hanno vissuto questa gioia, e purtroppo neanche oggi molte famiglie vivono questa gioia. Mi riferisco a quello che accade ai nostri tempi, a bambini che ancora muoiono in mare piuttosto che sulle spiagge. A me viene da pensare che quando una vita si spegne, non ha importanza il colore della pelle, non ha importanza da dove proviene quella vita, ma la vita non deve spegnersi, a maggior ragione la vita dei bambini. E allora ai ragazzi voglio fare un appello, a grandi e piccoli, ma io ci tengo soprattutto a parlare ai ragazzi. State attenti ragazzi, state attenti nel linguaggio, non usate parole violente, non usate parole razziste. Una vita è sempre una vita, e soprattutto cercate di tenere sempre, di mettervi voi al posto di quei ragazzi o di quei bambini o di quelle bambine che vivono quell'esperienza. Noi adesso abbiamo un grande compito, lo dico da amministratore, percepiamo un grande disagio in questo periodo, perché le parole offensive, le parole gravi che vengono pronunciate nei confronti di altri esseri umani, non le possiamo accettare. La storia ci aiuta a capire che non dobbiamo errori che sono stati commessi nel passato, quindi stiamo attenti tutti quanti a fare in modo che davvero la storia che abbiamo ascoltato oggi non si ripeta mai più. Grazie. Bene, allora siamo alla conclusione, io chiamo qui Pamela e Miriello qua, dovete venire perché sono, ripeto, quelli che con me, con
collaborano e rendono possibile, possibili questi eventi, che io le ringrazio e mi inchino di fronte a voi. Per cui... Allora, io oggi vorrei usare una parola che è benedizione, per due motivi. Noi siamo territorio della Magna Grecia, per noi l'ospite era considerato sacro, una benedizione, non qualcuno da ospitare, ma a cui dare accoglienza e da accudire. Quindi noi insomma vogliamo vedervi così oggi. E l'altra parola, benedizione, invece viene fuori dal bisogno di ricordare, perché nel Talmud ebraico è scritto che la memoria è benedizione. Quindi credo che per questi ragazzi oggi questa sia una giornata benedetta, vogliamo ricordarla così. E siccome siamo appunto Xenia, no? L'ospite è sacro, abbiamo delle piccole cose, dei piccoli gesti di gratitudine che i nostri ragazzi di tutte le scuole rete hanno preparato per voi. Venite, do la parola a loro, poi parla il professore Miele. Un attimo. Cara Tatiana, per esprimere la nostra gratitudine, tutti noi ragazzi delle scuole oggi coinvolti in questo incontro vogliamo donarle un piccolo ulivo che, oltre ad essere l'albero speciale della nostra terra, è anche un simbolo di amicizia e di pace, quella che dal profondo del cuore le auguriamo per la sua vita e di cui vogliamo essere sempre promotori e testimoni. Grazie. Grazie, veramente sono commossa. Lo tengo io così poi lo prende. Sì. Un'altra cosa, vieni, Francesco. Una tua letterina. La parola grazie nella sua semplicità è incisa su queste targhe, il ricordo di questo giorno speciale, ma ancora di più nella nostra memoria, dove le sue parole avranno sempre un valore indelebile. Poi sempre a nome di tutte le scuole c'è un omaggio floreale per la signora Tatiana e la signora De Simone. Prego, vedete tutte le scuole, abbiamo... Grazie mille. E noi come scuola... noi siamo impegnati da 10 anni, festeggiamo il 10° anno quest'anno, una serie di attività teatrali tutti più o meno su questi temi, sui temi centrali del Novecento. Quest'anno per esempio parleremo dei fratelli Cervi, l'anno scorso abbiamo parlato della prima guerra mondiale, 2 anni fa della deportazione degli ebrei romani ad Auschwitz. Vi lasciamo i DVD delle nostre rappresentazioni precedenti, il prossimo ve lo manderemo anche a Mario. Questi sono i nostri dipinti della scuola. Vi lascio qua, poi innanzitutto la ringrazio a nome della scuola che rappresento, Liceo Fermi di Catanzaro, dell'arricchimento che ci avete dato oggi, spirituale, culturale, umano. Però vorrei cogliere l'occasione per farle una domanda, no? Che cos'è per lei adesso l'ebraismo, un'eredità religiosa, culturale e soprattutto, voglio dire, lei vive la fede ebraica, si riconosce in questo come singolo oppure anche come membro di una comunità? Io sono laica, al 100% laica, nonostante questo mi sento ebrea, non professo né religione appunto, no, però... per me le religioni in generale le vedo come una cultura, non posso vederlo con altri occhi. Grazie. Va bene, allora concludiamo così la giornata. Voglio semplicemente concludere dicendo poche parole. Generalmente quando finiamo questi incontri io dico sempre ai ragazzi
Ricordate la testimonianza e ricordate che da oggi voi siete anche testimoni. Bene, e i prossimi appuntamenti: a febbraio sarà ospite delle nostre scuole, questa volta saranno tutte le scuole, Ugo Foà, della comunità ebraica di Roma, e stiamo in trattativa, vediamo se riusciamo, ma credo di sì, di far venire anche Sami Modiano, credo entro la fine dell'anno scolastico. Grazie, grazie a voi soprattutto per la disponibilità, siete stati bravissimi ragazzi, e complimenti ragazzi. Grazie. Thank you.